Buonasera agli amici di Sport2You, tutti coloro che ci seguono e ovviamente di Swim2You. Buonasera da Glaia Pezzato. Ciao Glaia. Ciao Enrico e benvenuti ai nostri graditissimi ospiti di oggi. I nostri graditissimi ospiti che sono Giusy Cisale di Swim Swam e Paolo De Laurentiis del Corriere dello Sport. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao, ciao a tutti. Bonsoir, Allora, mon ami. Dai, già bonsoir, francese, sì. È già in modalità croissant. Allora, al di là del bonsoir, Giusy e Aglaia hanno fatto un viaggio durante giugno che neanche più Giusy, dobbiamo dirlo. Allora, quante notti hai dormito, Giusy? Non dormo dal 9 di giugno. Non dormi di notte, di giorno un po' sì, dai. Di giorno mi ero appisolata poco fa, quindi Sì, ma mi sono ok, accorta che era tardi. è per quello che abbiamo iniziato con 5 minuti di ritardo. Allora, ci Sì. sono stati ovviamente i trials, c'è stato i sette colli, c'è stato anche un europeo che non ce ne siamo quasi neanche accorti. Nemmeno È loro. finito giugno, Paolo, e a questo punto, allora, io dico la mia. Avrei firmato per arrivare a fine giugno con questa situazione, nel senso da tifoso italiano, ovviamente, perché forse mi aspettavo maggiori fuochi d'artificio, però ci sono stati, i fuochi d'artificio, però diciamo che le porte sono aperte, o sbaglio, Paolo? Non so se semiaperto o semichiuse, ancora lì bisogna capire, lo vedremo lì, sinceramente, perché vedendo quello che hanno fatto all'estero, alla fine noi prendendo i ranking ci abbiamo soltanto Quadarella e Paltrinieri tra i primi tre del ranking stagionale. È chiaro che gli altri stanno tutti lì, cioè tutti i big sono a pochi centesimi, magari sono quinti, sesti, settimi. Sono a pochi centesimi dalla zona podio, quindi lì intanto si tratta di andare in finale e poi vedere. Martinenghi è uno che può prendere la medaglia, Ciccon è uno che parte per vincere l'oro, anche se al quarto tempo stagionale. C'è grande densità, questo mi sembra la cosa nuova rispetto al passato, che vuol dire che puoi fare secondo come quinto. E quindi boh, io non lo so, io faccio fatica a fare una previsione. Credo che si sia complicata molto la strada delle staffette. Perché alla mista noi manca un delfinista dove perdiamo un secondo rispetto alla concorrenza e anche la 4% stile tra tutti quelli che già c'erano, secondo me bisogna mettere dentro anche la Francia, quindi anche lì è un'Olimpiade del resto, è la prima Olimpiade vera perché a Tokyo non è stata vera perché molti erano fuori condizione e noi siamo stati bravissimi a sfruttare l'onda in tutti i sensi. E quindi sarà molto molto difficile raccogliere medaglie, secondo me. Allora, Glaia e Giusy, sono un inguaribile romantico, oppure, cioè romantico, no, non romantico, ottimista più che romantico, oppure sono io che sbaglio, oppure effettivamente qualche spiraglio in più dopo questo giugno l'Italia ce l'ha per vincere qualche medaglia? Giusy, Giusy, no, ma diceli tu i tuoi spiragli per vincere qualche medaglia dopo Giugno, perché da appassionata di nuoto, da amante di questo sport a 360 gradi, io mi sono divertita tantissimo in questo giugno. È stato davvero molto, molto, molto divertente e non vedo l'ora che inizino le Olimpiadi. Da appassionata del nuoto, da italiana. Vedo le cose non solo per le staffette maschili, la staffetta femminile non ha praticamente una dorsista. È bella la nazionale italiana perché sono praticamente tre quarti, sono alla prima Olimpiade, c'è una marea di atleti del 2003. Nati dal 2003 al 2006, abbiamo un 2007, quindi è bellissimo vedere finalmente le nuove leve, ma buttarle così nella mischia senza nemmeno farle passare per un mondiale, per un europeo, senza, io credo che magari la voglia di fare a tutti i costi ci dà qualche sorpresa.
ma non la vedo così ben messa l'Italia. Io non credo che si ripeterà con il numero di medaglie di Tokyo. Sei più patrigni, vabbè, perché il nuoto di fondo è un altro sport, però sei medaglie sono tante da replicare, sei medaglie, soprattutto con la densità che abbiamo visto, USA, Australia, Francia. La Francia all'improvviso sembra resuscitata per far bella figura a casa. Avevate dei dubbi? La Gran Bretagna? No. La Gran Bretagna. Per non parlare poi della Cina con l'undicesimo uovo, ma poi si sono un attimino defilati, con la testa bassa arriveranno a Parigi, quindi lì sarà una grandissima incognita. Se tieni presente, però arrivano col primo posto nel ranking nei 100 dorso, nei 100 rana e nei 100 stile libero, tra i maschi, i cinesi. Sì. Siamo con una mista discreta, la mettono insieme. Difficile pensare. La mista cinese sulla carta fa paura, cioè la mista cinese la fa in solitaria la staffetta, perché stanno messi non bene. A meno che il farfallista non sia uno da 57, 58, ma non credo. No, in quel caso ha un costume diverso, se fa 57 da un costume con i pesi. La Cina si fa poco sentire, si fa poco... Non voler bene, no, voler bene no, vogliamo bene a tutti quanti. Però la Cina ha questi attimi, si fa i trials, si fa vedere ai trials, poi non si fa vedere più, non sappiamo più cosa fanno, anche solo per prendere un risultato di una manifestazione cinese, ve lo posso garantire, è una cosa proprio assurda. Io i miei contatti in Cina, ma sono delle cose assurde. Poi ce li troviamo davanti a Parigi, ma davanti è sempre proprio davanti, cioè loro davanti e noi ci pigliamo la scia davanti proprio. Però è bello essere italiani, cioè questo è il bello di essere italiani, perché tutti gli italiani, napoletana poi non ti dico proprio, noi dobbiamo soffrire, cioè noi una cosa non ce la devono mai dare, noi dobbiamo soffrire. Noi siamo quelli che nessuno ci mette un nichelino sopra e poi PEM! Non speriamo. Aglaia, che dici alla fine di tutto questo? Partiamo da qui, poi dopo andiamo negli Stati Uniti, andiamo in giro per il mondo. Quello che si può dire di questa Italia, secondo me ci sono sempre due valutazioni, due modi in cui si possono valutare le nazionali, soprattutto dopo un'Olimpiade. E la sua profondità, che a volte è stata sintomo positivo o negativo di una nazionale, e poi l'altra cosa che sono le medaglie. Io sono abbastanza fiduciosa sulla profondità, come diceva Paolo, di questa nazionale. Penso che arriveranno record italiani, penso che arriveranno superamenti di turno, penso che ci saranno finalisti, e questo secondo me, da un certo punto di vista, è la cosa più interessante e più importante. Vuol dire che la nazionale è sana, vuol dire che qualcosa di buono si è fatto negli ultimi anni. E poi il conto delle medaglie è veramente... Sembra strano, ma è una roulette l'Olimpiade. Da un lato ci sono i grandi campioni, i grandi favoriti, ma sono gli stessi che abbiamo visto anche fallire miserabilmente, perché l'Olimpiade è magica di per sé. E come ci sono le grandi Cinderella story per gli altri, potrebbe arrivare anche la Cinderella story alcuni nostri azzurri. Però pronosticare un'Olimpiade lascia veramente il tempo che trova. È chiaro, abbiamo 4 persone che possono giocarsi una medaglia più le staffette, però il concetto di giocarsi vuol dire tutto, cioè esattamente quello che si diceva. Secondo me ori olimpici ce ne possiamo giocare uno, cioè c'è una possibilità per prendere un oro olimpico, e tutto quello che è diverso dall'oro potrebbe veramente variare, perché Giacomo Carini ha nuotato un tempo inferiore a quello di Christoph Milak lo stesso giorno. Cosa vuol dire? Niente non vuol dire, però mette tutto in una prospettiva diversa. Nicola Martineggio potrebbe arrivare secondo come sesto, Simona Quadarella potrebbe fare 2 medaglie o 0. È veramente il bello dell'Olimpiade, onestamente. Ma lo stesso Paltrinieri credo che insomma possa veramente fare tutto, dal primo al quinto
L'importante è che non faccia 8 minuti come l'abbiamo visto. Esattamente. La bisogna vedere qual è la versione di Paltrinieri. L'importante è quella buona. Sì. Io devo dire la verità, Paltrinieri, io al di là di quello che ha fatto al Sette Colli, ma insomma quello che ha fatto a Belgrado è qualcosa di inspiegabile. La mossa Kansas City. Sì, no, ma qualsiasi cosa abbia fatto, io non so cosa lui abbia fatto in quei 300 metri, non riesco a capire, non mi capacito di quello che lui sia riuscito a fare, però vuol dire che Benino sta, dai, non sta male, quindi lo vedremo al massimo delle sue potenzialità, che non è detto che voglia dire che prende la medaglia. Paolo, ti ha convinto le convocazioni? C'è qualcosa che non ti ha convinto? Oppure... Ma alla fine la squadra è quella che doveva essere. Io dopo tanti anni, secondo me, non è neanche giusto dare troppo peso alle selezioni. Poi alla fine, come la giri, la squadra è quella e le punte nostre sono quelle, erano già qualificate da tempo. Poi la differenza la fai lì, perché poi noi peseremo le medaglie alla fine. I piazzamenti in finale o ridosso delle medaglie, quindi non mi sono quelli lì che abbiamo fatto, sono Martinenghi, Quadarella, Cicconna, Paltrinieri, sono loro le staffette. E il resto è un gruppo buono che può fare bene, magari facendo una semifinale o addirittura una finale o anche magari qualcosa in più, come il caso di Carini, giovane, quindi si formerà magari con pochissima esperienza. Spero facciano bene le staffette, anche le staffette femminili, dove, come dice giustamente Giussi, ci sono dei voli clamorosi nella pista, ma anche se pensiamo alla 4x2, spero che cresca Sofia Morini sia nei 100 che nei 200, però le possibilità nostre sono quelle. Io, da quello che vedo, io spero veramente, ma ne sono ragionalmente certo, che Greg arrivi con una condizione, non dico al massimo, ma medio buona, perché onestamente gli altri non mi sembra che stiano a questo livello stratosferico, tra nei 1.500. Chiaro che poi lì bisogna vedere quanto si sono tenuti, però se Levi Wiffen stanno tutti lì, e quindi vediamo. Poi c'è l'incognita delle 10 km, che non si sa dove la devono fare, se la fanno, lì è veramente un terno all'otto. Lì è veramente un terno all'otto. Per ora la Senna non è balneabile. Loro sono convinti entro metà luglio la sindaca è convinta di fare questo tuffo, però non lo so, non succederà mai, io qua lo dico, non si faranno 10 km nella sera. Ma allora, l'avete visto utilizzato per gli Euro-Junior? Sì, allora loro hanno fatto 3 anni fa un test olimpico, per modo di dire, in un canale vicino la Senna, dove ha vinto Paltrinieri, che praticamente è una specie di corsia a 1 chilometro sostanzialmente. E poi non so se magari buttano dove sta il canottaggio, se loro orgogliosamente dicono di non avere un piano B. L'unica cosa che ufficialmente hanno detto, se il 4, il 5, la Senna non è balneabile, proviamo il 6, proviamo il 7. Però poi non lo so, dovranno farla prima o poi questa gara qua. Non credo che mandino a Tahiti con il 7, che sarebbe anche una soluzione. Non credo, ma insomma, poi no, la Francia qualche chiaro d'acqua ce l'avrà da qualche parte. Sì, volendo sì. Ma nel 2021 è stato fatto un Euro Junior in un lago, in un parco, ma poi io credo che la motivazione per cui stiano posticipando così tanto la vera comunicazione, che sarà quella, non si fa nella Senna, c'è una questione politica e economica. Come giustificare di aver speso 1 miliardo e poi non aver comunque creato una zona balneabile? Quindi credo, esatto, che sia prettamente quella la motivazione. Claro, noi il problema è che poi sì, l'incertezza, scusami, degli atleti è enorme. Non sai quando gareggi, non sai dove gareggi, non sai le condizioni, non sai nulla. Lì veramente, cioè, pensare che qualcuno, dare qualcuno favorito oggi per la 10 km è impossibile. Perché se le condizioni sono come quelle di Belgrado, è favorito Paltrinieri. Ma se fai veramente nella Senna, con la corrente, con l'acqua più fredda, non è più favorito Paltrinieri, ce ne stanno altri che in quelle condizioni lì rendono meglio, quindi possiamo sempre ferme... pensare ai triatleti che potrebbero smettere di allenare uno sport. Esatto. Se no, fai in acque ferme, no, ancora è diverso, c'è sempre chi sta peggio. Però secondo me se Greg arriva nei 1.500 in una condizione buona, e da quanto capisco lui sta lavorando per i 1.500, non per l'800, perché lui scende a ridosso degli 800 dall'altura,
secondo me lui lì qualcosa di buono prende. Però sarà la gara più tattica, secondo me, che si sia mai vista in un tanto bisogna andare in finale. Ormai, intanto questo, cosa che comunque Gregorio non ha dato per scontato. E se anche vai in corsia centrale non ci offendiamo, nel senso che alla fine io eviterei di stare lì a fare dei calci. Di fare troppe tattiche. Ah, secondo me lui il tempo da 14:35 ce l'ha ancora nelle braccia, ce l'ha, anche a 29 anni. Secondo me lui ce l'ha. Io non so in quanti lo faranno. Sarà una gara estremamente tattica, secondo me, perché come dice Graia, esatto. Le carte ormai sono giocate da tutti, non credo che arriverà il nome nuovo oltre ai 4-5 che ormai abbiamo visto, e quindi ormai sono più o meno tutti con tecniche diverse. L'ultimo 50 di Fink l'abbiamo già visto, ormai non sarebbe più una sorpresa. Il passo di Wiffen l'abbiamo visto, non sarebbe una sorpresa, quindi ormai si conoscono e sarà veramente quasi una partita di scacchi più che una gara di nuoto. Vedremo se Paltrinieri ancora una volta riuscirà a dare scacco macco. Sarebbe tra l'altro il primo a andare sul podio in tre Olimpiadi diverse, esatto. Che nel nuoto non c'è mai riuscito nessuno. Sarebbe veramente, veramente incredibile. Detto questo, diciamo che allarghiamo un po' il discorso. Parlava prima Glaia di Cinderella, sia al femminile, ma allarghiamo anche al maschile. Ma io tutte ste Cinderella in giro ne avete viste? Cioè, nel senso, anche i trials americani sono stati abbastanza lineari come risultati. Delle sorprese, quelle che dici l'esplosione dell'ultimo momento. Adesso vabbè, c'è l'Italo, il Guigliano, come si chiama? Guigliano. Dopo averlo chiamato Giuliano per due anni, diamo il suo nome. Guigliano, no, l'ho detto bene, Guigliano. No, ecco, diciamo che forse non era proprio conosciutissimo, però un po' aveva un po' di cose le aveva già fatte buone. Però ecco, perché diciamo te l'aspettavi la Walsh che faceva il record del mondo, dai, 600 farfalla, no. Una che ha sempre anche 47-0 di Alexi, non anche 47-0 di Alexi, mica te l'aspettavi. Allora, è chiaro, ascoltevamo un po' la signorina che faceva le gare della vaschetta di 22,5 metri, dai, non solo allora, noi italiani, chiaro, un po' tutti, non, però non sono, cioè, nel senso, cioè non è la sorpresa che ti ribalta l'Olimpiade, non è Lidia Giacobbi del 2021, ecco, esatto, cioè è l'atleta forte, ha un tempo straordinario, però è già un atleta che bene o male non ci, cioè, io non sono caduto dalla sedia vedendo il tempo della Walsh piuttosto, non hai chiesto chi è. No, nel senso che alla fine non hai chiesto chi è, sì, quello sì, sì, esatto, cioè, sbaglio, cioè nel senso, diciamo che i puntini sono abbastanza fissi, ecco, sì. Partendo dagli Stati Uniti, o sbaglio? No, sono d'accordo. No, non sbagli, non sbagli. Però sempre due forti ce ne hanno, in ogni caso. A volte anche 4-5, se prendi le staffette quando va male, sono forti. Sempre due buoni ne portano, pure se non metti i nomi. No. Cioè, anche la staffetta 4%. USA, ma... Dico, anche la staffetta 4% me la dovete spiegare un po', cioè nel senso, è vero, tu dici vabbè, l'anno olimpico, tutto quello che vuoi, però cioè, l'anno scorso facevano fatica a tenere il ritmo dell'Italia, quest'anno piazzano 5-6 atleti a 47. Gli Stati Uniti vivono d'Olimpiade, sul ciclo olimpico, sì, proprio come il loro ciclo. Ve l'aspettavate questa sì, crescita, sì, globale, diciamo? Ma sì, allora, per due motivi. Allora, uno è quello che dice Glaia, che gli Stati Uniti vivono per il ciclo olimpico. A loro del mondiale non frega niente, gli frega di più dei campionati universitari. Cioè, un campionato del mondo lo snobano totalmente, quindi figuriamoci. E l'altro è il post-Covid, cioè noi, ma veramente, allora, quello che l'Italia ha fatto nel 2021 a Tokyo, con il centro di Tokorozawa, dove gli atleti si sono allenati, sono stati nella loro bolla senza soffrire le restrizioni, e anche durante il Covid i nostri si sono sempre allenati. All'estero non è stato così, cioè all'estero in molti, l'Australia, la Cina, l'Australia non hanno fatto rientrare gli atleti dall'Olimpiade, li hanno messi in quarantena per un mese, non li volevano far rientrare più. E lì dentro non si potevano allenare durante il Covid. Lì noi veramente siamo stati più bravi degli altri.
la Cina, te la raccomando, figura di quanto, quanto è stata chiusa la Cina. Adesso, dopo 3 anni che si sono allenati tutti, se tu metti 2 australiani, 2 americani e 2 cinesi, 2, 4, 6. Una barzelletta, ma non fa ridere gli italiani. È un livello che non abbiamo mai visto prima. Cioè, questa diventa veramente un'Olimpiade che riequilibra tutti il livello dello sport mondiale, perché arriveranno tutti preparati. A Tokyo non è stato così, onestamente. Certo, noi siamo stati più bravi degli altri, abbiamo raccolto anche per quello. E i trials americani lo dimostra. Prendine sì, due per mancherà, senza guardare i nomi. Mancherà la Russia a completare il quadro, perché effettivamente manca solo la Russia. Insomma. Sì, manca soltanto la Russia, che non c'era neanche 100 anni fa all'Olimpiade del 1924. Quindi la tradizione vabbè, è confermata. Vabbè, no, in effetti, però, insomma, diciamo che i russi avrebbero potuto essere protagonisti su diversi versanti. Parlavi, Giusy, prima dei francesi, parlavi in francese, tra l'altro. Parlavo in francese. Allora, io ho imparato un sacco di cose per questa Olimpiade. Allora, ecco. Je ne parle pas français, je suis italien. Ecco. Un baguette, s'il vous plaît. Pan au chocolat. Pan au chocolat, non cioccolatina. Attenzione, io ho mia figlia che vive a Tolosa e lì c'è differenza tra pan au chocolat e cioccolatina. Ok. Pan au chocolat e flora manudou. Ok, ah, perfetto. Okay, secondo allora, me è tutto quello che ti serve, lo starter pack per poter io accavare. Condivido tutto, vado sull'ormanadou invece che flora. Esatto. No, Giusy, tra l'altro tu non, cioè, non sarai a Parigi, perché da quello che ho capito... No, io sono nel quartier generale di Paris 2024. Ah, ok, perfetto. No, nel senso ma lo che... diciamo dopo. Ma lo no, diciamo certo, poi. Però no, quello che dico è che alla fine non è che c'è bisogno di sapere tanto francese per stare... No, perché io poi voglio fare i collegamenti col Basco, con la Torre Eiffel dietro. Ok. Beh, far finta di essere là. No, va bene. Casa Francia, Glaia, Giusy, che notizie arrivano? Casa Francia, arriva le notizie che Léon Marchand non ha voluto scoprire le carte, ha detto io vado piano, correte voi, tanto poi arrivo alla defesa allora, e vi faccio una secchia a tutti quanti. Questa è la notizia di Casa Francia. Manudou c'ha 34 anni, bello come il sole, sfidanzato, rifidanzato, perché anche questo è importante sapere ai nostri ascoltatori, non sta più con Pernille Blum, ti sposo, non ti sposo, non si sposano più, ma sta con un'altra, sempre Tagliamini, perché è così, però fa i migliori, fa i personali, nei 50, nei 100, e anche lui, l'aspettiamo a braccia aperte a Manudou. E da Michele... amichetto suo, questa è la Francia riassunta dalla napoletana, l'amichetto suo Maxime Grousset ha detto non vi preoccupate perché qua ce lo vediamo noi, lui, Manudou, Marie Vatel e poi ci sta Berry Gastaldello o Emma Terebo che a turno si possono scambiare il dorso perché loro fanno 58 alto. Ma noi che facciamo 1-1 quindi loro puntano sulla mista da quello che ho capito. Sì. Ma qualcosa raccoglieranno dai, i francesi bisogna considerarli ovunque bisogna considerarli in tutti gli sport. Vabbè, Marchand sì, cioè Marchand sarà Phelps del, ma anche Manudou delle... Manudou nei 50 io questo qui dal 2012 allora, che non si scolla al podio dei 50. La velocità sarà... bisognerà andare veloce, cioè nel senso che tocca notare 21 basso. Però il 50 è divertente perché io ho vinto alto, $20 nel 2016. Manudou ce lo vedo sul podio dei 50. Addirittura. Io ci scommetto sopra. Sì, io ci scommetto sopra. Addirittura. Io nel 2016. Fa l'occhio indeciso, non mi sembra convinto. Ma non lo so, no, lì, io ce pure... lo metto. Non lo so, cioè lì allora la Francia prenderà sicuramente qualcosa. Se poi sarà Manudou, non lo so, nei 50 tutto può essere lì, però veramente devi notare 21 basso, si è alzato tantissimo il livello, cioè se tu guardi anche i 100, adesso se non noti 47-1, 47-2, rischi che non vai neanche in finale tra un po'. Quindi dobbiamo... Anche perché mi viene in mente che potrebbero esserci praticamente... 8 finalisti diversi nei 50 e nei 100, non so se sia mai successo, però sì, vengono in mente veramente super specialisti dei 50, cioè
McEvoy non li fa i 100, sì. Bukov non so se li fa i 100, Ben Proud sicuramente non li fa i 100, non li fa. Per, esatto, cui, sì. Per cui voglio dire, la iperspecializzazione che si è arrivata nel 50 Zazzeri ha portato, secondo me, a un salto di qualità. Certo, no, dicevo anche Zazzeri, De Plano probabilmente li farà, però insomma... Sì, diciamo però lo immagino più nella finale dei 50 che dei 100. Esatto, se non, sarà, non sì. saranno la sua gara. No, no, immagino mi resti nella finale dei 100, però bisogna arrivarci. Sì. Cioè, deve migliorarsi. Per quello è il discorso della mista, cioè vuol dire che tu fai dorso e rane, stai insieme agli altri, Delfino perdi un secondo secco dai più forti, e qui metti Razzetti, metti chi vuoi, e stile libero di sicuro non guadagni. Quindi, è difficile, onestamente. Assolutamente, no, adesso mi ha fatto venire in mente, Giusy, che Marcian ha preso un po' in giro tutti, non abbiamo parlato dei 200, no, dei 200 d'orso di Ceccon, perché secondo me anche Ceccon un po' ci ha preso in giro. Ma quelli sono amici, come non Paolo, giusto per aprire e chiudere una parentesi, che dici? Boh, ma magari li farà, se non costano troppo col suo programma, e non vorrei si spremesse troppo, perché poi... Boh, sempre a proposito di Staffetti, io non so quanto lui potrà riposare nelle batterie, cioè la mista senza di lui entra in finale? Boh, non lo so, la 4% stile senza di lui entra in finale? Mi preoccuperei più di quella che arriva prima ancora della mista. Quindi boh, infatti, 200 dorso. Se posso rispondere a una domanda fatta da Enrico 10 minuti fa sulle convocazioni, forse la cosa più strana di queste convocazioni italiane rispetto al passato è comunque la profondità di alcune staffette non ipergiustificata, nel senso, avere 6 velocisti l'abbiamo già fatto in passato, però siamo sicuri che verranno schierati in staffetta, cioè verranno schierati in staffetta al mattino dal terzo al sesto? Tra l'altro devono gareggiare, perché all'Olimpiade, esatto, perché la regola lo impone, assolutamente, quindi devi farli notare, per questo quindi... lo dico. Cioè la presenza di Matilde Biagiotti per me è l'automatica certezza che Simona Quadrella non farà la 4x2, cioè è una convocazione di conseguenza a questo. Cioè Simona con due turni di 800 e due di 1500 la 4x2 non la fa, cioè non, anche perché con tutto il rispetto, con tutto l'amore, per fare cosa fare 4x2? Cioè, sono d'accordo. Fare 1,59, 1,59. Per cui avere comunque 6 velocisti e se non sbaglio anche 6 della 4x2, ma anche 6 della 4x2 uomini, perché sì, non sbaglio, sono 6. Quello. Sì, sì. Ma chi è che la porta in finale? Boh, dal terzo al sesto, o un mix and match di migliori tempi e persone, cioè, oppure Glaia faranno le batterie più forti e poi in finale ci concentreremo del settimo. Scherzi, ma per stare nel regolamento potrebbe essere necessario. Sì, sì, non puoi avere gente che non gareggia lì. No, oggettivamente la mista sicuramente è un tema interessante, però la buona notizia è che è l'ultima gara, e quindi quantomeno avremo delle informazioni freschissimissime di questa, ragazzi. Io avrei più dubbi su chi schiera nella 4% il giorno 1. Il giorno 1, esattamente, perché cominci da lì. Sì, insomma, bene o male adesso. Ripeto, io non credo che sia da medaglia la 4% italiana, ma non per quello che si è visto fino adesso, per quello che si è visto in giro per il mondo. Ci vuole veramente. L'Australia mi ha deluso da questo punto di vista, se devo essere sincera. L'Australia è rimasta in 3 nella 4. Sì. Non lo so, sai, la gara mia. Perché non lo so. Cina fai fatica a batterli, Stati Uniti fai fatica a batterli, e io sono sicuro che la Francia farà la gara non della vita, dell'esistenza. L'Inghilterra, ragazzi, no, la Gran Bretagna. La Gran Bretagna. Ovviamente l'Inghilterra. È un'Olimpiade, cioè non è... Però devo dire che noi raramente siamo partiti con la certezza di poter arrivare sul podio, però poi alla fine qualche cosa si sono sempre inventati i nostri 4 eroi. Sì, quello è vero. È chiaro che qui il livello è stratosferico, e come dice giustamente Aglaia è la finale numero 1, cioè tu pronti via lì ti dà un indirizzo, bene o male, su quello che ti aspetta nei giorni successivi, e sì. Quindi non cannarla sarebbe l'ideale, sarebbe meglio. No, vabbè, meno non hanno il fuso orario da gestire, dai. No, quello no. Però diciamo che le volte che hanno avuto il fuso orario sono andati sul podio, quindi va bene, cioè, nel senso, va bene anche col fuso orario sfavorevole. Diciamo
Io torno sui trials americani, Giusy, perché Giusy, Aglaia, sì. Paolo, perché insomma un bilancio. Non ci abbiamo dormito, appunto, non ci avete dormito, quindi io invece ho dormito, mi svegliavo alle 7, 6 e mezzo, 7, leggevo tutto quello che scriveva Giusy, ci portava dentro Guarda, è stato veramente bello. Io non mi sono mai pentita di essermi svegliata all'1:20 ogni giorno. Credo, no, ma credo ti, un po' ti invidio dall'altra parte, però non dovendo proprio seguirli con no, ma tra 4 anni io e Aglaia ce ne andiamo in America un mese, trials e Olimpiadi. Questo mi sembra giusto. Indianapolis, tutto lì. Tutto lì. Ormai abbiamo la green card. Diciamo allora, sai cos'è stato bello proprio dei trials? Sai perché a me piace così tanto il nuoto americano, i trials, perché lì è veramente la gara della vita. Là sono ragazzi che devono pagarsi debiti studenteschi di $400,000, che hanno la possibilità di farsi una pensione a vita solo per entrare nei team USA. Lì è proprio una questione di, non di vita e di morte, però è l'esistenza stessa, è la loro essenza. Fa parte del team USA per loro, altro che olimpico una volta, olimpico per sempre, sì, ma perché si sentono veramente parte di un tutto. Io vorrei tanto sentirmi così attaccata alla mia terra, alla mia patria, alla mia... non mi ci sento, loro sì, loro lo fanno. E aggiungo una cosa, Giusy. Sì. Anche il campione olimpico, anche la superstar si commuove perché è entrata in squadra. Sì, noi abbiamo i top player che danno quello per scontato e poi ci andiamo a giocare le medaglie. Vedere veramente i Caleb Dressel, ma anche i Katie Ledecky, quindi anche le persone che non erano vagamente in dubbio, profondamente emozionati per avercela fatta, è veramente bello. Paolo, i top e i flop. Ma a me i trials non piacciono per niente. Scusate. Dai, te lo dico io, flop. Dai, ci siamo tolti, Michael, forti. Andrew dalle scatoline. Boh, ma non lo so. A me, aspetta, Michael, so. Andrew e? No, allora, il flop secondo me è Andrew. Andrew, grande flop. Vabbè, la Jacobi può essere top Dressel, cioè non mi toccate Dressel che ha pianto il bambino, si baciava il bambino, la Dressel. Moglie. Si baciava Alexi, si baciava Giuliano, si baciava tutti. Dressel, che la conferenza stampa di Dressel, ragazzi, è veramente da registrarla e farla sentire ai ragazzi quando si diplomano. È prima. Di una profondità. Beh, perché sai, 18 anni sono un attimino più. È di una profondità quel ragazzo, è uno che veramente ha visto il buio, ma quello vero, quello che soltanto lo sport a questi livelli così alti può portare, e ne è uscito, ma ne è uscito perché, a parte perché ha veramente una famiglia che gli vuole bene a fianco, ma ha trovato quel piccolo brandello di forza dentro di sé e ci si è aggrappato sopra. Si parla sempre troppo poco di salute mentale, quando si parla si tende sempre a girare la faccia dall'altra parte, e io voglio, visto che comunque questa trasmissione è vista da tanti utenti, voglio veramente abbracciare anche Ilaria Cusinato, che è una delle poche che in Italia ci ha mostrato, ci ha schiaffato in faccia la questione della salute mentale. Ilaria, pensa a te, ritrova te stessa e torna, perché sono delle cose, li vediamo tutti come dei supereroi che devono per forza fare il tempo perché sono stati grandi, devono per forza tornare sui podi, e invece questi ragazzi soffrono davvero tanto, se ne parla poco, e sono contenta che Dressel abbia continuato a dirlo in sala stampa, in conferenza stampa, e sono contenta che noi abbiamo Ilaria Cusinato che ogni tanto ci ricorda che la salute mentale è più importante di quella fisica. Guarda, quello che hanno passato loro, che è passato anche Piti, cioè anche Piti più o meno ha fatto lo stesso percorso di Dress, cioè loro sono sottoposti. Milak, sì, loro sono sottoposti a uno stress. Però a differenza dei primi due, Milak non ne parla, che comunque è parte. Esattamente, sì. Metterei Piti e Caleb da una parte e Milak dall'altra. Sì, lì poi chiaramente sono pure scelte personali, cioè non, è chiaro che quello che hanno fatto loro due, Piti e Dressel, è straordinario, non perché sono tornati,
ma per come ce lo hanno messo di fronte, però quella è la cosa, esatto. Quella è la cosa importante, perché sì. Poi alla fine, sbagliando, però noi per primi contiamo medaglie e ci dimentichiamo sì. di tante cose, poi alla fine una medaglia, sì, una medaglia, e poi invece questi ragazzi qui hanno una pressione addosso che è gigantesca, che magari gliela mettiamo noi per primi. Quindi io so, quando tu dici top e flop, top per me è Dress, cioè non ci stanno proprio, sì, non ci sono santi, ma pure, cioè il fatto che poi lui vinca o non vinca, mi sembra proprio un dettaglio, mi sembra veramente un dettaglio. Lui lo rivedremo lì, dopo che a Tokyo ha stravinto ed era crollato, quindi... saremo felici di vederlo, magari è contento adesso perché a Tokyo non è ma riuscito sì, nemmeno a festeggiare, a godersele, perché tutta questa attesa gigantesca, ce lo ricordiamo, sì sì, non ha mai sorriso per una medaglia olimpica, e non sorridi invece Dresser piangeva in acqua, ma guarda saltava. Che anche, ma se pensiamo, cioè, quante volte Paltrinieri stesso ci ha raccontato, cioè lui ci ha messo anni per metabolizzare l'oro di Rio, l'oro che danno tutti per scontato, che tanto lui deve vincere, è scontato che vinca. Dice, poi io l'ho vinto, mi sono sentito un cretino. Cioè, non è banale, non è banale per niente. Poi lui è stato bravissimo a capire il momento, a buttarsi sulle acque libere, ad andare in Australia subito dopo l'Olimpiade di Rio. Lui andò in Australia ad allenarsi con Orton, ad esplorare, da ragazzo intelligente qual è, a esplorare strade diverse. Infatti oggi a 30 anni sta ancora lì, ed è un'eccezione, perché un mezzofondista di 30 anni è raro vederlo, competitivo. Paolo, stiamo commettendo lo stesso errore con Thomas? Ma Thomas, secondo me ha lanciato qualche segnale l'anno scorso, che secondo me non è stato colto. Quando lui ha cominciato a dire non voglio fare i 100 d'orso, sempre 100 d'orso, perché sennò sono sempre costretto a vincere, quello lì secondo me era un messaggio ai naviganti. Io credo che lui ora, lui è più giovane, è chiaro che sta convivendo con questa pressione, mi sembra l'abbia abbastanza esorcizzata, io ho sentito quello che ha detto nei giorni scorsi, credo che ne soffra, io credo che sia un peso grande, perché lui, come tutti i ribelli o gli ex ribelli, lui è più sensibile degli altri, io sono straconvinto di questo. Lui ha una sensibilità straordinaria, unita a un talento straordinario che tutti gli riconoscono e che alla fine diventa anche la croce, cioè perché tu sei il talento. Lui però questo l'ha detto sempre, io non sono un talento, io questo, mi faccio. Sì, allora. Cioè, due cose non si escludono. L'ha sempre sottolineato. Lui è sicuramente un talento, è più talento degli altri. È chiaro che quando sei in una finale olimpica, gli altri sette sono come minimo come te, quindi la differenza la fai se ti alleni, se tu lavori, cioè anche da sfatare il mito, cioè a Tokyo ha fatto non so quante gare che lui si alleni poco, cioè veramente, cioè fanno una vita, io comunque però, di sacrifici, cioè la fanno pure quelli che non vincono, cioè io me la ricordo, quindi però chiaramente loro sono pure più esposti, poi quando tu affronti un quadriennio, perché Thomas sta affrontando un triennio da favorito, non è una sciocchezza, soprattutto in un paese come il nostro dove c'hai un favorito, perché noi abbiamo un favorito, perché chi vince, come era nel 2016, chi vince l'oro nel nuoto? Paltrinieri. Chi vince l'oro nel nuoto a Parigi? No, noi ci appendiamo a uno alla volta, quello. Beh, questi ci abbiamo, siamo questi, siamo l'Italia, e magari e ce ne fosse sempre uno che vince l'oro, insomma. No, io, esatto. Vabbè, dico due cose, una così, osservando. Si sono visti degli sprazzi di grande Ceccone a Roma, perché secondo me in alcuni punti della gara veramente, ma poi cioè, io ho avuto l'impressione nei 50 farfalla, mi ha impressionato perché veramente con quattro facciate è riuscito a vincere la gara, fatto un arrivo indecente, però sì, no d'accordo, però stravolgendo gli ultimi 10 metri, tolto l'arrivo, secondo me cioè proprio è riuscito a cambiare, e non è che di fianco avesse gli ultimi arrivati. L'altra cosa è questa, non abbiamo, siamo in chiusura, non abbiamo ancora parlato di un altro personaggio che è uscito questa settimana, che è Popovici, che ha fatto un grande tempo nei 100 stile libero, lo aspettavamo da 2 anni
e praticamente non si sì, vai a parlare di pressione della nazione quando gli hanno messo un murales ecco. Con la sua faccia in centro a Bucarest. La piazza Polizzi, aveva questa cosa, no, ecco, anche Popovici, allora, cioè Popovici si è tolto Instagram, Popovici non usa più Instagram perché non ce la faceva più ma perché un mondo a di leggere matti. Continuamente cioè. Di lui è un mondo di matti, dai. Non è un mondo vero, cioè è un mondo di matti. Io allora è un po' che non lo vedo. È un mondo di matti, esatto. Sì, sì, sì. Però sì. Se lui a quanto ha nuotato a Roma ci mette una partenza, una virata. Perché quanto ha nuotato a Belgrado? Per il cinese si fa dura, si fa non dura. L'ho visto nuotare a Belgrado, quindi non lo so se ha migliorato partenza e virata. Cioè se lui migliora partenza e virata e nuota come a Roma, toglie 8 decimi a quello che ha fatto a Roma. Era quel è tornato quel colibrì, diciamo, che vola a pelo d'acqua. Resto convinto che i 200 siano la sua distanza più del 100, però poi lui riesce a esprimere leggerezza, potenza, forza, cioè in 100 metri è fenomenale, cioè è una roba che solo nel nuoto si vede, perché nell'atletica non ci sarebbe un paragone, uno con quella struttura lì che vince la gara veloce. Poi, per carità, nel nuoto dura 50 secondi la gara veloce, nell'atletica dura 10 secondi, però... Che dite, Aglaia, Giusy? Di Popovici? No, Popovici l'ha detto. Ha detto lui non si è allenato nel 2023 perché lui era convinto di poter gestire l'università e gli allenamenti. Ha capito poi che o dai 100-100 all'università o dai 100-100 agli allenamenti. Da settembre ha lasciato l'università, no, anno sabbatico all'università, si è concentrato soltanto sugli allenamenti, quindi è possibile che a Parigi rivedremo Popovici di Roma 2022. Ma un po' l'abbiamo già visto, quindi l'abbiamo visto a Belgrado, l'abbiamo visto a Belgrado e lui l'ha detto chiaramente che era in carico, non aveva iniziato a scaricare, non aveva preparato le gare ed era lì soltanto per nuotare e ci ha fatto quello che ci ha fatto. 46 se comincia a scaricare, esatto, diciamo, 46-88 a due centesimi da vecchio record del mondo, cioè è carico. Sì, vabbè, vediamo questo scarico che non abbia porta. Proprio scaricato, lo vediamo a Parigi. Insomma, vabbè, è un fisico che carico-scarico ha delle reazioni diverse di Manadou. Cioè, esatto. Io dico visto. Solo che è proprio un atleta a cui sono personalmente legata e quindi farò il tipo per lui anche in un'ipotetica finale non lo dire, non si dice beh, che no però ci sta, no perché vabbè. C'è Mirex nella finale dei 100 stile, lo so, vabbè, e gli voglio bene, gli auguro la gente più splendente del mondo, è una persona per però non lo prende Dressel. Cioè, Mirex fa 46-8 va benissimo, insomma, poi vediamo come va. Ma io sono Team Dressel, la Glaia e Team Popovici. Bene, ma nel 100 stile Team Dressel te lo tifi da casa perché non ci sta. Tifo Mirex. No, io prendo il mio Guiliano e vediamo che succede. Allora Guiliano. Abbiamo preso ognuno il suo e vediamo che cosa accadrà. No, io mi prendo, però guarda, vedi che io ho proprio il cuore di a metà, perché ne sento farfalla c'è Noè e tutti sanno che io sono proprio la zia di Noè e c'è Dressel. Io sono proprio la zia di Noè. Io guardo, da Noè, dico, vabbè, Noè, i fallimenti vanno forte nel cento farfalla alle Olimpiadi. Sì, quello la zia è di Noè, che il mio cuore è quella che Noè. ci faceva entrare gli animali nell'arca, quella che qua. No, i delfini, esatto. Va bene, allora siamo arrivati in fondo, ma se siete d'accordo io vi invito per la serata pre Olimpiadi qua a metà luglio, ci troviamo e cominciamo a fare delle chiacchiere gara. A buttare lì un po' di esatto. Bene, allora Aglaia, noi ci vediamo la prossima settimana. Tra l'altro, insomma, facciamo i complimenti anche a Francesca Fangio, che è stata la nostra ultima ospite prima del Sette Colli e ha sparato un grande tempo. E quindi, brava Francesca e bravi tutti i ragazzi che sono riusciti a ottenere il pass attraverso appunto l'ultima finestra. Ultimo spiraglio aperto, Paolo De Laurentiis, Giusy Cisale. Allora, Paolo De Laurentiis, che leggerete sul Corriere dello Sport da qui a
all'eternità. Alla fine delle gare sei Paolo, sei la mia Bibbia. Se lo dice Paolo, ci credo. Giusy Cisale e anche Aglaia Pezzato, che leggerete su Insuom, li avete letti e ascolterete, ascoltate il podcast settimanale. Dillo, dove vai? Dove si trova? Spotify, ma qualunque altra piattaforma di ascolto gratuita. Ogni settimana al martedì, Call Room, andate a cercare, perché Aglaia racconta storie e racconterà storie anche giovedì prossimo qua con noi alle 21, come sempre su Osport e su tutti i nostri canali, tutti i nostri social. Grazie a tutti, buona serata, ciao! Ciao! Ciao!